con il massimo del rispetto, veramente il massimo del rispetto per il professionista, la professione, la domanda e tutto quello che volete. Però io oggi un'opinione anche forte la voglio andare a dare su quella che è stata questa conferenza stampa, perché è stata una conferenza stampa abbastanza standard, niente di cui discutere particolarmente. Sapete che quando andiamo a analizzare le conferenze voglio essere sempre abbastanza onesto con voi, perché non avrebbe senso mettermi qui a dirvi mamma mia che roba incredibile abbiamo ascoltato, no, è una roba abbastanza basilare. Però quando poi accadono certe cose io non ce la faccio, mi gira le scatole. C'è stata una domanda praticamente sul finale, la penultima, lo dico già, quindi vi tengo anche un po' incollati allo schermo tra virgolette, che io non riesco veramente a comprendere che cosa possa passare per la testa a una persona per andare a fare una domanda del genere. E quindi o mi sto perdendo qualcosa io e quindi questo giornalista aveva un super scoop in caldo che doveva buttare, o veramente dato lì per passare la sua mezz'oretta e fare il suo articolino senza veramente un senso. Ma ci arriviamo. Conferenza stampa pre Empoli-Juventus. Thiago Motta è stato chiaro, è stato categorico, non me ne frega niente di quello che verrà dopo, c'è l'Empoli e l'ha ribadito tante volte questa conferenza stampa. Come sono andate le due settimane? Come ha ritrovato i calciatori? Molto bene, quelli rimasti si sono allenati bene. Contento che siano rimasti con noi, ma anche quelli che sono andati in nazionale hanno fatto esperienze diverse e sono tornati tutti bene. Sono contento perché abbiamo quasi tutti a disposizione. Quasi, non si sa ancora fuori. Sugli altri invece ci sono stati dei recuperi, Assi, Chuea, Turam, vedremo un pochettino come staranno, vedremo quali saranno le scelte di formazione. Io ne ho già parlato un po' nel video che ho portato due giorni fa, quindi andatevi a vedere lì quelle che secondo me erano i ragionamenti di Thiago Motta per i giocatori che dovremo vedere titolari domani. Poi è bello perché con Thiago Motta non ci si becca mai. L'insidia potrebbe essere la leggerezza dell'Empoli che deve giocare una partita alla settimana, invece noi dobbiamo preparare anche la Champions. E Thiago Motta giustamente dice: noi dall'inizio sapevamo il calendario e le partite da affrontare, domani siamo concentrati e determinati in una partita seria ad affrontare un Empoli che sta bene. Hanno fatto bene tre partite, ma anche noi stiamo bene, abbiamo preparato in questi giorni la squadra e siamo pronti per affrontare una buona formazione. Quindi piangersi addosso no grazie, alibi no grazie. L'anno scorso è stata una tematica importante quella delle però siamo una sola competizione, settimana libera, no, se addirittura a un certo punto era passato quasi come un malus. Invece avere la settimana libera, ragazzi, è sempre una grande fortuna. La Juventus ora giocherà praticamente ogni tre giorni sempre, abbiamo visto il calendario anche nelle ultime ore, però niente alibi. Il calendario era quello, lo sapevamo, non è una novità, non è che a un certo punto uno è arrivato e ci ha detto oh no, guarda, si fa così, no, lo sapevamo, quindi si va in campo e si gioca. Douglas Luiz ha avuto delle difficoltà, con Meners quindi è pronto a giocare dal primo minuto, sono due grandi calciatori che abbiamo, come tanti altri, vedremo domani chi inizierà e chi invece sarà un subentrato pronto a dare il suo contributo. Siamo fortunati ad avere la nostra parte come tanti altri, per Douglas Luiz non c'è nessuna difficoltà, secondo me domani giocherà abbastanza probabilmente titolare, sono abbastanza convinto che Douglas Luiz partirà per la prima volta con la Juventus al fianco di Locatelli, poi vedremo se abbiamo indovinato oppure no. Mister, la sua prima volta in Champions, come sarà la gestione del turnover? E Thiago Motta lo ripete, qua si vuole cercare veramente di trovare il titolone di Thiago Motta. Thiago Motta si lamenta, Thiago Motta non ne può più, Thiago Motta non cambia niente, ci si allena, si prepara, si gioca. E chi ha giocato recupera, chi non ha giocato si allena e pensa alla prossima. Partita per partita noi andiamo a affrontare col massimo impegno, concentrati per far bene il nostro lavoro. Veramente Thiago Motta, adesso abbiamo parlato tanto di comunicazione in questa pausa nazionale, anche con l'intervista a Tech, ma Thiago Motta non vuole che questo tipo di contenuto, quello in cui analizziamo la conferenza stampa, diventi un contenuto di nicchia. Non gliene frega niente. Giustamente un allenatore, non è un comunicatore, è un allenatore che deve anche comunicare per forza di cose, perché il calcio ti ha portato a questa cosa, credo anche che sia giusta l'evoluzione eccetera eccetera, però lui deve essere concentrato sulla partita, cioè lui non ha voglia che venga sprecato tempo, fiato, energie, perché il titolone dell'allenatore in prima pagina toglie energia alla squadra, toglie la squadra dal riferimento che è la partita. Per Thiago Motta l'importante è la partita, non la conferenza stampa, non gliene frega proprio niente. Quindi
continua a rispondere, a volte sembra anche infastidito di essere in conferenza stampa, e secondo me è pure così. Siamo alla quarta conferenza stampa per partita di Thiago Motta, quindi ormai abbiamo un po' capito il modus operandi. I giornalisti cercano di tirargli fuori il titolone, Thiago Motta non ne frega niente e risponde come veramente in una maniera piatta e basilare, in cui se si parla della partita bene, iniziamo a entrare un po' nel dettaglio, se no taglio corto, se è una domanda da gossip non mi interessa rispondere. Quindi quest'anno avremo delle conferenze stampa meno spettacolari, scoppiettanti, con meno titoli, va benissimo così, l'importante è la partita. Sì, partita per partita va bene, ma la partita dopo la pausa è sempre insidiosa. E gli ultimi arrivati invece, come i sudamericani che sono rientrati tardi, stanno tutti bene. Nico ha giocato, Danilo anche, Fede pure, anche altri hanno giocato e stanno molto bene. Il calendario era noto, noi sappiamo come chi andiamo ad affrontare e lo facciamo con entusiasmo, sempre passo dopo passo. Ora pensiamo all'Empoli che sta bene e andiamo a fare il nostro massimo. Alla fine vogliamo avere più probabilità di ottenere il risultato che vogliamo. L'unica domanda veramente un pelo che entra nella tattica è questa qui, e infatti Thiago Motta ha anche fatto i complimenti al giornalista, e cioè l'Empoli difende a blocco basso, l'abbiamo visto in queste gare, e lei al termine della sfida con la Roma ha parlato di migliorare negli spazi stretti nella gestione del pallone. E Thiago Motta dice: infatti ho visto una crescita da parte della squadra e possiamo fare ancora meglio. La sua considerazione è molto interessante. L'Empoli sa difendersi a blocco basso, sì, ma non finisce lì. Hanno creato problemi a tutte le squadre che hanno affrontato grazie alle ripartenze. Quindi noi dobbiamo essere bravi a giocare il nostro calcio, con qualità, creando occasioni e finirle, quindi tirare in porta. Quando invece non è questo il caso, dobbiamo difendere le transizioni, che sono molto importanti. Quindi Thiago Motta va un po' a scucirsi da questo voler essere piatto, perché questa è proprio una volontà di Thiago Motta, e per la prima volta dà una risposta, secondo me, davvero nel merito della domanda, che lui ha considerato interessante, tant'è che ha fatto i complimenti. Dopo un mese dall'inizio stagione, qual è la risposta del gruppo sulle conoscenze del suo calcio? Molto bene, la convinzione di fare un gioco che porta ad avere risultati, dato che alla fine conta solo questo. Abbiamo un'idea in comune, con la voglia di competere con l'avversario, e domani è un buon avversario da affrontare, anche se ogni partita è diversa e noi sappiamo chi andiamo ad affrontare. Noi dobbiamo fare una grande partita, seria, con concentrazione, per portare il risultato dalla nostra parte. Ancora una volta ha risposto con questo contenuto preparato, possiamo dire così, sembra quasi un pacchetto, in cui quando gli fanno questo tipo di domande lui va a rispondere con Ctrl-C, Ctrl-V, copia e incolla, e non gli interessa. Sì, si ragiona passo dopo passo, ma anche a blocchi. Ha fissato una previsione di questo blocco, quindi per intenderci questa pausa nazionale, questo blocco dopo la pausa e prima di quell'altra, che è un po' il giochino che abbiamo fatto ieri, solo che noi che siamo dei chiacchieroni, noi abbiamo la volontà, noi ci piace chiacchierare, ci piace un po' sta roba qui, l'abbiamo fatto, lo possiamo fare, eccetera eccetera. Thiago Motta non ne frega niente e dice: la cosa più importante è domani, tutte le altre partite della settimana abbiamo tempo di parlarne e prepararle, il focus importante è domani, la partita più importante è la prossima. Per fare una partita seria contro una squadra che sta bene, va rispettata come sempre, come faremo in futuro, ma siamo concentrati sull'Empoli, su Colombo, Pellegrini, che immagino sia Pellegri, aggiungo io, su Malè, che sono tutti giocatori di qualità e dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Il resto lo vedremo dopo. Non gli interessa dare il titolo, no, guarda, sto già pensando alla Champions, ma col cavolo che deve dire che sta pensando alla Champions, ma ci mancherebbe altro, giusto che dica che pensa all'Empoli. Dove vede principalmente Danilo? Questa è una bella domanda. Secondo me Thiago Motta è stato un po' con le spalle al muro, perché io credo che su Danilo ci siano delle cose extracampo legate al contratto, però vedremo. Dice: lo vedo molto bene, è un giocatore importante per noi come tanti altri. Con il Brasile ha giocato la terzino bloccato in costruzione, quasi da centrale, e lo può fare anche da noi. Di partita in partita vedremo di cosa bisogna la squadra per essere competitivi. Danilo titolare non me lo aspetto, come non è stato in queste prime tre del campionato di Serie A. Poi qua gli fanno una domanda stranissima, dicono: domani inizia un nuovo campionato? Dato che affrontate squadre diverse, voi invece ora avete tutti i calciatori che prima non avevate. Thiago Motta un attimo ci rimane così e dice: io non riesco a ragionare come ragiona lei, io ragiono solo sulla partita, che è complicata come tutte quelle che faremo in Serie A. Di fronte avremo una squadra che sta bene, l'ha dimostrato, sa cosa vuol fare in campo, e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare, rispettare e imporre il nostro gioco. Il resto conta relativamente poco. Thiago Motta, l'uomo che taglia corto le conferenze, possiamo definirlo così. Come ha ritrovato Astic? Il gruppo è completo, i giovani che ruolo avranno quindi ora? Visto bene, ha fatto un buon rientro e ha fatto anche un grande test in settimana. I giovani come gli altri, perché sono giocatori, quindi lui dice i giovani sono come gli altri, dipende tutto da loro.
Non guardo l'età o la nazionalità, l'ho già detto, ma il loro momento, come sta uno e che cosa può dare. Asti, cioè i giovani portano entusiasmo e voglia di fare. Se stanno bene, giocano. Se non avranno il tempo di crescere, lo avranno. Questi giovani avranno bisogno degli esempi dei Danilo, dei Gatti, dei Bremer, dei Cambiaso, per poter emergere, per poter portare la squadra in squadra quello di cui abbiamo bisogno, pensando al bene della Juve. Perché la cosa più importante non è parlare dei giovani, dei meno giovani o degli allenatori, ma portare la squadra più in alto possibile. Uomo d'altri tempi. Veramente uomo d'altri tempi, Thiago Motta. Riesce in due parole a smontare completamente quelle che sono state discussioni eterne. Io la vedo così, io la vedo colà. Ragazzi, gioca chi sta meglio per il bene della Juve. Stop. Tutto il resto è propaganda che non serve a nessuno. E poi arriva la penultima domanda. È quella che vi dicevo che veramente... Io non so. Allora, ripeto. O qui c'è una soffiata grande come una casa e questo giornalista, mi pare di Gazzetta, pare Cornacchia, ha un'esclusiva, ha avuto una soffiata e quindi allora vediamo come reagisce. O questo ha completamente buttato nel pattume, nell'indifferenziato, nell'organico, dove volete voi, una domanda. Che veramente, 2 mesi fa, in presentazione, a fianco a lei c'era il direttore Giuntoli, che diede addio a Rabiot. Ora, dopo 2 mesi, è ancora svincolato. Lei che ci ha giocato insieme è stupito? E dato che è un giocatore che conosce, le porte sono ancora aperte e ora si sono chiuse? Ma seriamente, noi nella conferenza stampa pre-Empoli-Juventus, in un momento in cui andremo a fare una partita ogni 3 giorni, in un momento in cui il calciomercato è appena chiuso, andiamo a parlare di Rabiot che è ancora svincolato? Ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? Io davvero non riesco a capacitarmi di questa cosa. Non riesco veramente a capacitarmi di questa cosa. Ma non stiamo scherzando, è uno scherzo. È una candid camera. Perché ripeto, o sai che Rabiot, cavolo, adesso hai cominciato a parlare con la Juve, allora vuoi tastare il polso di Thiago Motta, oddio Rabiot sta tornando alla Juve, vediamo come reagisci. Se no non ha senso. E Thiago Motta dice: sono troppe supposizioni. Uno, non mi ha chiamato. Due, in quel momento ho detto che gli auguro il meglio e continuo a pensarlo. Gli voglio bene come ragazzo, come giocatore ha preso una strada diversa. Gli auguro di trovare una squadra dove essere felice e dimostrare il suo talento. Cioè, io a questo punto, davvero, per questo signore che ha fatto questa domanda, mi auguro che Rabiot entro 24-48 ore vada a firmare un contratto con la Juve e che quindi lui sia stato molto bravo ad anticipare la notizia. Perché sennò qui stiamo parlando di niente. Allora io posso andare in conferenza stampa e chiedere a Thiago Motta: secondo te nella pancetta ci va nella carbonara ci va la pancetta o il guanciale? Vale tutto. Posso andare in conferenza stampa a Thiago Motta e chiedergli: ma secondo te è meglio la birra bionda o la birra rossa? Ti piace più l'IPA, la Coca Zero o la Coca normale? Cioè, ma che domande sono? Ma stiamo scherzando? Padoin, secondo te si doveva ritirare o poteva fare qualche anno ancora? Ma stai scherzando? Avete ripensato a riprendere Szczęsny? Ma che domande sono? Ma sul serio, ma che domande sono? Io mi auguro davvero che ci sia, mi auguro per questo signore, che ci sia una trattativa legata a Rabiot. Cosa che non immagino, non penso che sia possibile, però a questo punto me lo auguro. Come ha visto Vlahovic in allenamento? Boh, va bene, continuo a essere perplesso. I nuovi lo aiuteranno ad esaltarsi? Tutta la squadra deve aiutarlo e viceversa, come sta facendo. Sono contento delle giornate che fa, giorno dopo giorno. Arriva al mattino con tantissimo entusiasmo per lui, per gli altri e anche per me che sono l'allenatore. Vedere come arriva al mattino è interessantissimo. Ha grande voglia di fare e grande energia positiva che cerca di aiutarsi ma anche di aiutare il compagno. E di questo sono molto contento. Quindi veramente su Vlahovic, parole e musica di Thiago Motta, il suo numero 9. Che in questa stagione, in questo campionato, nelle prime 3 partite ha già segnato 2 gol e poteva fare decisamente meglio, secondo me, nella partita con la Roma. Vedremo se domani con l'Empoli sarà un uomo copertina, anche perché deve essere, per forza di cose, Vlahovic deve essere un giocatore che va a fare tanti gol. Anche di Vlahovic ho parlato nella prediction che ho fatto da qui a fine stagione, trovate tutti i video online sul canale. Andatevi a vedere un po' anche quelle che sono le prediction di questo miniciclo, perché Thiago Motta fa benissimo dire che pensa solo all'Empoli. Noi invece, che siamo tifosi, non dobbiamo preparare la partita, ma soltanto guardarcela, dobbiamo
ragionare anche un po' più in grande. Sto ancora pensando alla domanda su Rabiot, quindi concludo adesso prima che il video possa diventare bannabile. Ciao a tutti ragazzi e grazie per aver guardato fino a questo punto.